È ufficiale, la Toscana è in zona arancione da domenica 14 febbraio. L'assessore regionale alla sanità lo aveva anticipato e i numeri purtroppo parlano chiaro. Numeri che riguardano anche la provincia di Arezzo, che ha registrato nelle ultime ore casi delle varianti inglese e brasiliana sia nel capoluogo che a Sansepolcro, comune sul quale si era addirittura paventata una zona rossa. Proprio a Sansepolcro martedì prossimo partirà lo screening di massa Territori Sicuri, che nelle prossime ore approderà invece a Terranuova Bracciolina. Parte lo screening di massa e abbiamo condiviso con la Regione Toscana questa importante operazione che ci consentirà di fare un test, un tampone a tutti i cittadini di Sansepolcro e a tutti gli studenti che vengono nelle scuole di Sansepolcro a studiare, dunque anche chi proviene dalle altre regioni. Questa operazione è importante, significativa, che può portare a un monitoraggio sicuro del territorio. Dunque da martedì prossimo presso il Palazzetto dello Sport saranno organizzato, questo grazie anche alla collaborazione delle associazioni della Croce Rossa Italiana della Misericordia e coordinate da ANCI Toscana, un'organizzazione già collaudata in altri comuni, nel piazzale del parcheggio del Palazzetto dello Sport a Sansepolcro. Dunque saranno organizzate delle linee. L'orario è dalle 9 alle 13, dalle 14 alle 18, e saranno infermieri che eseguiranno il tampone della ASL, saranno volontari, infermieri volontari, medici volontari. Anche qui un appello a dare la disponibilità a tutti i sanitari che hanno tempo da dedicare alla comunità e anche se in questo momento sono molto impegnati ad aderire all'operazione. Io mi auguro che ci sia un'adesione di massa importante in questo momento particolare dove i contagi, i casi positivi sono incrementati, dunque è un'attenzione che dobbiamo avere e la risposta dell'adesione è fondamentale e importante per poter monitorare il territorio. Le prenotazioni saranno fatte online nel sito Territori Sicuri che abbiamo diffuso, ci saranno associazioni della città che aiuteranno le persone che non riescono, che non hanno capacità di prenotare personalmente, di fare le prenotazioni. Il test non ci saranno code, sarà dato un orario preciso e dunque sarà tutto uno scalare che parte da martedì. Non è stata messa una data di termine perché vediamo quante saranno le adesioni. Si faranno circa un migliaio di tamponi al giorno e inizieremo, come ho detto, da martedì. Pertanto un grazie a tutti quelli che collaborano a questa importante e anche logisticamente impegnativa operazione. Dunque ci aspettiamo una